Sette segni che fa sul serio con te. Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi ovviamente abbonare e puoi fare donazione al canale, quindi fai donazioni al canale. E veniamo al tema, sette segni che fa sul serio con te. Allora, se vuoi sapere se un uomo col quale stai iniziando a intralazzare, diciamo così, stai iniziando a intraprendere una relazione, fa sul serio con te, oppure no, devi prendere in considerazione questi sette segni, che sono segni fondamentali. Se non ci sono questi sette segni, significa che, bah, insomma, potrebbe anche avere in qualche modo una relazione con te, ma potrebbe anche sbattersene i coglioni, diciamoci la verità. Non è detto che se un uomo, diciamo, agisce in qualche modo con te senza prendere atto di questi segni, sia una persona, se non ci sono questi segni, che si vuole impegnare con te. Magari vuole avere un passatempo. Non dico che sia una relazione da parcheggio del cimitero, al giovedì sera, se non ci sono questi segni, però diciamo sicuramente è una persona che non ha voglia di impegnarsi, sicuramente è una persona che non ha voglia di creare una relazione stabile con te. Questo devi prenderlo in considerazione. È un fatto fondamentale che devi valutare. Insomma, questo è quello che posso dirti tranquillamente, per cui cerchi in qualche modo di valutare questa situazione, insomma, come può manifestarsi. Allora, i vari segni, diciamo così, che questa persona fa sul serio con te, il primo segno è che la tua felicità diventa più importante di quelli che potremmo definire i suoi capricci. Insomma, una persona che vuol far sul serio, una persona che ama realmente, è una persona che in qualche modo è felice se tu sei felice. Questo è un po' il concetto fondamentale. È felice se tu sei felice. La felicità, diciamo, si manifesta in questo modo. Quindi è molto importante. L'amore, per come viene visto, ad esempio, anche nella concezione del buddismo tibetano, nasce proprio in questo modo, quando una persona è felice che tu sia felice. Questo è un po' il concetto principale, il concetto prevalente di amore. E quindi questo è un punto un po' importante, un punto fondamentale da prendere in considerazione. Poi un'altra cosa molto importante è che questa persona ti mostra al mondo, cioè diciamo così che è una persona che ti porta su un palmo di mano, ti fa conoscere quelle che sono le sue situazioni, i suoi parenti, le sue situazioni principali. Cioè, questo è un altro punto molto importante. È una persona che inizia a esibirti, non come un'amica, ma proprio come la tua compagna. Quindi prendersi degli impegni, come dire, mostrarti in pubblico, tra virgolette, ma è fondamentale questo. Soprattutto alle persone a cui tiene. È un altro punto molto importante. Terzo punto, inizia a fare progetti futuri con te, cioè anziché e soprattutto progetti a medio e lungo termine, ma anche prendendosi degli impegni seri. Cioè, come dire, degli impegni concreti, cioè alle parole seguono i fatti, perché spesso ci sono situazioni in cui
ci sono fatti, ma pochi fatti e tante parole. Invece ci sono fatti e parole che vanno di pari passo. E poi un quarto punto che secondo me è fondamentale è disposto, diciamo, ad accettare anche quelli che sono le tue esigenze, non vuole soffocarti, perché le persone soffocanti, le persone possessive, le persone gelose, in realtà vogliono far sul serio, ma tieni presente che la gelosia, chi è geloso, chi è possessivo, è uno che ti farà le corna. È molto probabile che ti faccia le corna, è molto probabile che ti riempirà di corna. Quindi è un'altra cosa molto importante questa. Quindi diciamo che abbiamo poi un'altra possibilità che una persona che ti vuole, una persona che ti desidera, non cerca di cambiarti. Una persona che vuole fare qualcosa con te, perché chi cerca di cambiarti, ma anche da un punto di vista in generale, non sono uomini che, come dire, cercano la santa per far diventare puttana, cercano la puttana per far diventare santa, questi, per dire, non possono amare. Quelli che ti vogliono cambiare, che vogliono cambiare le tue abitudini, che vogliono cambiare il tuo modo di fare, sono tutti uomini che non ti amano e non ti ameranno mai. Questo devi prendere in considerazione. È un fatto fondamentale. Un'altra cosa che devi prendere seriamente in considerazione è che un uomo che ti ama, un uomo che ti ama davvero, un uomo non ti fa competere, non ti triangola. Chi ti triangola, chi ti mette in competizione costantemente con altre donne è perché di fatto non ti ama. Di fatto non ti ama. Se un uomo ti amasse, se un uomo ti desiderasse, non ti metterebbe mai e poi mai in competizione con qualcuno. Questo è un dato di fatto, è un fatto, potremmo definirlo, fondamentale, che devi prendere in considerazione. E un'altra cosa molto importante è che non ha paura di scusarsi, non ha paura di ammettere il proprio errore e di scusarsi, perché tutti noi possiamo sbagliare, ma chiedere scusa quando sappiamo di aver torto è fondamentale, anche nell'ambito di una relazione che può rivelarsi una relazione complessa, che può rivelarsi una relazione anche importante, fondamentale da portare avanti. Ecco, quindi queste sono delle condizioni fondamentali. Se ci sono queste situazioni, allora hai a che fare con una persona che in qualche modo possiamo dire una persona che in qualche modo ti desidera, una persona che in qualche modo desidera costruire qualcosa di serio con te. Quindi prendi atto di questi segnali. Se ci sono, sono 7 segni che fa sul serio con te. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok.